Una visita all'insegna della famiglia e della vocazione cristiana a costituirla. L'arcivescovo metropolita di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, si è ieri recato alla mostra d'oltremare tra i padiglioni dell'importante fiera di settore dedicata al mondo del matrimonio, conclusasi al termine del giro con la benedizione di oltre 200 coppie di novelli sposi presenti a una cena speciale il cui ricavato sarà devoluto a un'associazione attiva nella tutela dell'infanzia scelta dal pastore di Carinaro. L'arcivescovo ha ricevuto dalla stilista Alessandra Rinaudo e dalla presidente dell'evento Martina Ferrara il premio Partenope. Per il titolare della cattedra di Santa Spreno è stata l'occasione per rimarcare l'accoglienza nell'orbe ecclesiale che non è impedita a nessun essere umano e, dato il contesto matrimoniale, ai nostri microfoni si è soffermato sulle speranze provenienti dalla prima sessione del Sinodo delle Famiglie recentemente conclusasi a Roma. E io penso che deve essere certamente un messaggio di speranza. Perché, come scrivevo già qualche tempo fa in un messaggio inviato a Tutto Sposi, certamente il momento è estremamente delicato per quanto riguarda la famiglia in genere e tutte le problematiche che poi sono connesse a questo tema così fondamentale sia per la vita della Chiesa che per la vita della società. Il Sinodo, questa prima parte del Sinodo straordinario, in attesa poi di quello ordinario che si farà nel novembre dell'anno prossimo, è nato all'insegna della speranza di fronte ai problemi che la realtà presenta. E allora vorrei dire agli auguri che voglio fare a questi sposi di vivere con intensità, con generosità questa realtà matrimoniale fondata sull'amore, ma che poi, ecco, nessuno deve mai sentirsi lontano o disperato o abbandonato quando si dovesse trovare in qualche difficoltà.